Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il sabato del convento. Il mio buon pomeriggio e buon sabato a voi tutti, amici che ci seguite, e a Carlos Sciarra dell'ufficio accoglienza Pellegrini. Buon pomeriggio Carlos e ben trovato. Ciao Paola, ben trovate a tutti. Dopo la nostra pausa estiva, che comunque ha visto sempre diversi gruppi pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e dal mondo venire in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, giusto? Sì, Paola, è stata una piacevole estate da questo punto di vista. E tanti pellegrini, tante famiglie, ancora poco il pellegrinaggio in senso lato che, insomma, il mese di settembre, il mese dei Certo. pellegrinaggi, quindi è stata un'estate però ricca di famiglie e soprattutto ricca di tanti stranieri. Ormai il fenomeno, diciamo, di Padre Pio è un fenomeno internazionale, un fenomeno mondiale, quindi veramente dalle parti più disparate vedere tanti, tanti pellegrini di tante nazionalità, di tanti colori, di tanti usi, è stata veramente una cosa molto edificante. E a proposito di pellegrini d'eccezione, Carlos, che sono venuti appunto in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, vogliamo segnalare una diocesi particolare accompagnata proprio dal suo pastore, la diocesi di Rimini. La diocesi di Rimini con Monsignor Nicolò Anselmi sono venuti qui a San Giovanni Rotondo, non è una novità, sono venuti altre volte, è un gruppo di preghiera particolare, uno dei più ferventi, uno dei più vivi, uno dei più motivati sicuramente, e quindi sono venuti qui, hanno celebrato l'Eucaristia naturalmente nella nostra chiesa e hanno passato una bella giornata di crescita e di preghiera proprio qui a San Giovanni Rotondo. Bene, allora vogliamo proprio riascoltare uno stralcio dell'omelia pronunciata da Monsignor Nicolò Anselmi, che ha celebrato la Santa Messa martedì 12 settembre nella Chiesa Inferiore di San Pio da Pietrelcina. Ascoltiamo le sue parole. Due brevi pensieri che ci lasciamo un po', diciamo, nutrire dalla parola di Dio che la liturgia ci offre. Io penso che questo nutrimento quotidiano della parola di Dio, che sia meditata, pregata, è veramente insieme all'Eucaristia. Queste due mense della parola e dell'Eucaristia sono veramente così necessarie e importanti per la nostra vita, credo, spero, anche secondo anche il pensiero di San Pio e della Beata Vergine Maria che custodiva, no, la parola, le cose che vedeva accadere nella vita del figlio nel suo cuore. E allora ci lasciamo veramente un po' colpire, toccare, nutrire da questa parola. Stiamo leggendo nella liturgia feriale, abbiamo iniziato da poco a leggere questa lettera di Paolo ai Colossesi. Oggi San Paolo ci offre questo spunto di meditazione. Fate attenzione, dice, fate attenzione, attenzione, fate attenzione, che nessuno vi faccia di voi una preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla sapienza, alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Mi ha colpito questo fate attenzione a non cadere in un modo di ragionare, di pensare che è secondo il mondo ma non secondo Cristo. Ma io non mi capiterà mai questa cosa, figuriamoci. In realtà l'aria che respiriamo, invece anche noi la respiriamo, l'aria del mondo, non è che viviamo fuori dal mondo, non viviamo in paradiso, ora qui sembra di esserci, però in realtà viviamo nel mondo e quindi l'idea dell'efficienza, dell'essere i primi, del dover sopraffare gli altri, del dover vincere, del dover l'idea anche della potenza, dei denari, dei numeri, della forza, potremmo anche respirarla anche noi, no? Nulla di meno evangelico, no? Questo stile, adesso non voglio perdere del tempo dietro a questo stile del mondo, potremmo respirarla anche noi. Dobbiamo fare attenzione, fare attenzione. E invece imparare a ragionare secondo Cristo, dice Paolo, che vuol dire ragionare secondo, e ragiona secondo Cristo colui che frequenta Cristo,
che lo ascolta, che lo legge, che lo vive. E allora la parola di Dio è un modo di ragionare secondo Cristo e non secondo il mondo. E questo è uno stralcio dell'omelia pronunciata da Monsignor Nicolò Anselmi, arcivescovo di Rimini, che è venuto in pellegrinaggio con la sua diocesi a San Giovanni Rotondo. È un pellegrinaggio come tanti, vero Carlos? Quindi sì. C'è la celebrazione della messa, immagino anche la visita ai luoghi di Padre Pio. Sì, sì. Ecco, approfitto proprio per scusarmi con tanti sacerdoti che vorrebbero la loro celebrazione, no? Spesso in pellegrinaggio noi consigliamo soprattutto ai gruppi italiani di concelebrare, di celebrare tutti insieme, anche perché la realtà del nostro santuario è questa, gli spazi non sono tantissimi, quindi è normale che la chiesetta antica, che è il luogo che tanti scelgono perché ci ricorda Padre Pio, perché è normale, quello a cui siamo tutti un po' più affezionati, dobbiamo dare spazio un po' ai nostri fratelli di altre lingue, quindi certo. Che possono... devono esprimersi, devono poter celebrare nel loro idioma, quindi tanti però gruppi che arrivano e vivono questa bella giornata a San Giovanni Rotondo, la celebrazione, approfittano per le confessioni perché è uno dei punti forti del pellegrinaggio, la possibilità di potersi confessare anche qui grazie ai tanti fratelli che vengono da fuori confessarsi anche nelle varie lingue, almeno le principali naturalmente. E poi c'è la Via Crucis e poi c'è la visita dall'ufficio pellegrinaggi, possiamo se vogliono accompagnarli proprio in questa visita e organizzargli un po' la giornata. A proposito di Via Crucis, abbiamo avuto modo di incontrare Monsignor Nicolò Anselmi proprio al termine della Via Crucis con il suo gruppo di pellegrini e appunto lo abbiamo incontrato e gli abbiamo strappato una risposta sul suo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo. Eccellenza, San Giovanni Rotondo con il suo gruppo della diocesi di Rimini in pellegrinaggio da Padre Pio. Sì, siamo venuti qui un centinaio, due pullman. E nella diocesi di Rimini c'è una bella devozione a San Pio e sono stato invitato ma vengo volentieri perché credo anch'io che diciamo tutta la carica spirituale anche teologale legata all'amore per l'Eucaristia, alla misericordia, al sacramento della riconciliazione vissuto nella sua bellezza che rende presente l'amore di Dio sia un messaggio molto importante. Ora siamo anche alla vigilia di un giubileo, il giubileo porta con sé questo messaggio di novità, no? Io penso che Padre Pio abbia rinnovato la vita di molte persone e quindi insomma lo valorizzeremo sempre di più. Questo sta per iniziare l'anno anche sul discernimento, Padre Pio, uomo di profonda preghiera, di silenzio, di attenzione allo Spirito Santo, anche, può essere anche lui un bel accompagnamento per il Sinodo. Bene, dunque queste le parole di Monsignor Nicolò Anselmi in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Allora Carlos, il 14 settembre come da tradizione è iniziata la novena al Santo di Pietrelcina che poi ci porterà al 22 e al 23 settembre. Sì Paola, iniziamo anche quest'anno il nostro mese caldo, per così dire, proprio con la... caldo in tutti i sensi, perché straordinariamente veramente sembra di stare ancora in estate. E naturalmente inizia questa novena, ormai come da tradizione, penso che andrà avanti per un po' di anni, il 14 è un po' la giornata che ci ricorda un altro confratello di Padre Pio, che è Fra Modestino Fucci, tanti pellegrini che sono quelli che sono venuti da anni addietro a San Giovanni Rotondo, lo ricordano senz'altro, è stato il portinaio del nostro santuario, del nostro convento qui a San Giovanni Rotondo, quindi Padre Nazario è già da qualche anno che apre appunto quell'inizio, la novena proprio dedicata a San Pio con il ricordo di questo confratello proprio del nostro santo. E allora, proprio il 14 settembre inizia la novena al Santo di Pietrelcina ed è pure una giornata in cui si ricorda l'esaltazione della croce, quindi si celebra l'esaltazione della croce. Hai citato Fra Nazario Vasciarelli, vogliamo ascoltare proprio uno stralcio della sua omelia dedicata alla croce ma anche a Fra Modestino Fucci. La festa odierna vale a dire l'esaltazione della croce, la spiritualità della croce,
La cosiddetta teologia crucis è stata, potremmo dire, il pensiero dominante del nostro caro San Pio da Pietrelcina, il primo sacerdote stigmatizzato, il fedele discepolo di Gesù Maestro, che non ha avuto paura di mettersi alla sequela del Signore prendendo su di sé la croce. La teologia crucis, Padre Pio l'ha insegnata prima con l'esempio e poi con la riflessione, attraverso le sue lettere, il suo ministero sacerdotale, a quanti si avvicinavano a lui, in special modo ai suoi figli spirituali, a quanti gli chiedevano, e queste sono parole sue, di fare le cose sul serio, di non fargli perdere tempo in un rapporto che non avrebbe sortito nulla di costruttivo e di significativo. Padre Pio non voleva perdere tempo con i suoi figli spirituali, voleva ottenere un grande, unico risultato, la santità. In due lettere del febbraio del 1913 si vede chiaramente come Padre Pio esterna il suo amore alla croce. Nella lettera del 1 febbraio 1913 gli scrive: «Gesù mi dice che nell'amore è Lui che diletta me, nei dolori invece sono io che diletto Lui. Sì, io amo la croce sola, l'amo perché la vedo sempre sulle spalle di Gesù». Ed ancora, le parole che Gesù gli dice: «Io ti farò soffrire, ma te ne darò la forza», mi va ripetendo Gesù. Il servo di Dio Fra Modestino da Pietrelcina, già in forza del suo essere cappuccino, della nostra spiritualità, ha amato la croce, si è ispirato a seguire il Cristo crocifisso. Chi non lo ricorda nella portineria del nostro convento qui a San Giovanni Rotondo, mentre benediva i tanti pellegrini con il crocifisso? Voleva che essi si fidassero sempre della misericordia di Gesù che passa attraverso la croce. Ha poi perfezionato il suo amore alla croce e soprattutto al crocifisso alla scuola del suo compaesano e maestro Padre Pio. Bene, adesso è arrivato il momento di fermarci qualche istante, linea alla regia e poi di nuovo insieme in compagnia del Sabato del Convento e di Carlos Sciarra. E torniamo insieme con il Sabato del Convento. Allora, Carlos, direttamente dall'ufficio accoglienza Pellegrini, sono giorni importanti, ricchi, densi di appuntamenti. Sì. Vogliamo ricordare proprio che ieri si è aperto un convegno importante a San Giovanni Rotondo. Sì, il convegno dei gruppi di preghiera, ormai anche questo è un appuntamento fisso nella novena di San Pio, quindi i gruppi di preghiera, il frutto proprio dell'opera di Padre Pio per quanto riguarda il mondo laico, si incontra a San Giovanni Rotondo sotto un po' la guida del padre arcivescovo, Monsignor Moscone, che ha aperto il convegno, della guida di padre Luciano Lotti, che è un po' il segretario dei gruppi di preghiera, quindi hanno vissuto questi momenti di crescita e di incontro fraterno, proprio nei nostri spazi, nei nostri luoghi. E a proposito del 34esimo convegno nazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ieri Carlos, o meglio questa mattina, abbiamo avuto una presenza importantissima a San Giovanni Rotondo. Certo, uno dei nomi che ormai la televisione rincorre sempre per un compito importantissimo che gli è stato affidato dal Santo Padre, il Cardinal Zuppi ha trovato il tempo anche per, al di là dei suoi impegni diplomatici che tutti sappiamo, di arrivare qui a San Giovanni Rotondo, di incontrare i gruppi di preghiera e di dare anche a loro una parola. A proposito di parola, vogliamo ascoltare un pezzetto della sua omelia. Anche San Pio si ricordava tanto di essere peccatore e diceva di se stesso: sia sempre benedetto il Dio che sa operare meraviglie in un'anima sempre a lui ricalcitrante. Lui, ricettacolo di infinite immondezze, egli si è voluto fare di me un esempio di grazia.
vi vuol porre a tutti i peccatori un modello perché nessuno disperasse. Facciamolo anche noi. Riconoscersi peccatori non è, guardate, battersi il petto, è liberarsi dal male. Non è, dice, vabbè, faccio un po' un sacrificio. No, è liberarsi dal male, non è che è un esercizio astratto, è il male che segna la nostra vita e che ci fa tirare fuori da noi stessi, il male. Per cui tutti noi, come direbbe l'Apostolo, facciamo il male che non vogliamo, qualche volta lo vogliamo, perché certi rancori ce li portiamo appresso per anni, certi silenzi verso qualcuno, che poi diventa divisione, segnano la nostra vita, guardate, non sto, dice, esagerando, la nostra vita, cioè con quello, io ci ho litigato 50 anni fa, con mio fratello, ci ho litigato 50 anni fa e non ci faccio pace perché mi ha tolto un pezzo di eredità, che ne so, perché mi ha fatto lo sgambetto, per qualche motivo, poi i motivi possono essere tutti veri e poi sono tutti quanti in realtà inutili, no? Che cos'è più importante, un fratello o un po' di soldi? E intanto prosegue Carlos la novena al Santo di Pietrelcina. Abbiamo iniziato il 14 settembre come tradizione il giorno dell'esaltazione della Santa Croce con Fra Nazario Vasciarelli. Abbiamo proseguito anche ieri, venerdì 15 settembre, con un altro nome conosciuto ai più della nostra emittente. Sì, Monsignor Domenico D'Ambrosio, vescovo emerito di Lecce, ha celebrato ieri l'Eucarestia, ma questa novena naturalmente va avanti e oggi pomeriggio, nella messa delle 18, sarà presieduta da Fra Luciano Lotti, segretario dei gruppi di preghiera, a conclusione anche di questo incontro di fraternità che hanno vissuto, certo, i gruppi di preghiera, il 34esimo raduno nazionale dei gruppi di preghiera. Ti interrompo perché abbiamo citato Monsignor D'Ambrosio, vogliamo ascoltare anche uno stralcio dell'omelia appunto pronunciata ieri durante la messa vespertina della novena al Santo di Pietrelcina. Quale privilegio, quale tremenda responsabilità essere figlio di Maria, prendere il posto di Cristo. Se pensiamo a questo con fede, è enormemente grande e impensabile quello che accade, questo scambio. Prendere il posto di Cristo sotto questa madre che diventa madre di tutti noi. C'è un'esperienza che noi adulti facciamo. Comprendiamo veramente nostra madre quando diventiamo adulti maturi, quando non abbiamo più bisogno delle sue cure, ma sentiamo come il peso del suo esempio, la forza e la tenacia nel sacrificio e nelle lotte per la vita ci accompagnano nella vita di adulti, quasi obbligandoci all'imitazione. Quante volte ci sorprendiamo in alcuni gesti, in alcune parole? Ecco, mia madre. Vediamo in noi stessi la proiezione di qualche segno, di qualche gesto, di qualche dono, di qualche capacità di donazione totale in qualcosa di bello e di grande che noi facciamo. L'abbiamo visto fatto da colei che ci ha dato la vita, da madre nostra. E allora la novena al Santo di Pietrelcina, Carlos, che prosegue con una novità introdotta da qualche anno a questa parte, la recita della novena al Santo di Pietrelcina, giusto? Sì, Paola, la novena che viene proprio, si recita proprio davanti le reliquie di Padre Pio, quindi lì dove riposano le sue reliquie è il Padre Guardiano che ci accompagnerà in questa novena, quindi Fra Rinaldo Totaro sarà sempre lui che anche nella veglia, fino ad arrivare alla veglia, sarà lui che presiederà questa novena. A proposito di veglia, siamo già in grado di dare qualche indicazione ai nostri amici? Sì, Paola, ormai diciamo tutto il programma è stilato e la novena proseguirà con Monsignor Nunzio Galantino che verrà a celebrare l'Eucaristia domani per la messa delle 11:30 e poi
un po' in omaggio ai tutti i superiori che sono cambiati, soprattutto nel sud Italia. Sapete, Fra Francesco Di Leo è diventato provinciale, quindi ha cambiato incarico il provinciale, ma sono cambiati un po' i provinciali di tutto quasi il sud Italia, quindi buona parte di questi provinciali verrà a rendere omaggio a Padre Pio, quindi a loro è stata affidata anche la predicazione durante tutta questa novena. Ma al di là di loro abbiamo già ben pronto il programma della veglia. Come sapete, ormai è consuetudine, la veglia inizierà alle ore 18. Inizia alle ore 18 con la liturgia d'accoglienza proprio. E sarà anche qui il nuovo rettore del santuario, Fra Aldo Broccato. Anche loro, i nostri amici, lo conoscono per altre volte che è apparso in TV. Ormai è nella nostra fraternità da qualche anno, però ha ricevuto questo nuovo incarico, appunto quello di rettore. Sarà lui ad accogliere, ad aprire proprio la grande veglia in onore di San Pio. Poi ci sarà la celebrazione dei Vespri, che sarà tenuta invece da Fra Francesco Di Leo, quindi dal padre provinciale. L'adorazione eucaristica vocazionale, a cui tanti sono affezionati, sì. Naturalmente sarà Fra Pasquale Cianci a presiedere questo momento come responsabile del servizio pastorale giovanile del santuario, anche lui che si occupa delle vocazioni nella provincia, quindi è a lui che fanno riferimento, un po' sono affidate anche le speranze, ecco, certo, di tutta la provincia monastica. Poi abbiamo la preghiera sotto la croce, che sarà affidata invece al nostro padre arcivescovo, padre Franco Moscone, e Fra Maurizio Placentino, ex provinciale, anche qui lo so che per i nostri amici questo gioco di cariche sembra una cosa un po' incomprensibile. I volti sono sempre gli stessi, cambia appunto la dicitura sotto. Fra Maurizio Placentino, che è stato chiamato ad un incarico particolare, quindi è stato chiamato a Roma nella curia generale, sarà lui che presiederà invece il rosario. Poi ci sarà la novena, come abbiamo detto, presieduta da Fra Rinaldo Totaro, e poi al mezzanotte e un quarto l'inizio della celebrazione presieduta dal nostro padre generale, quindi il padre generale dei Cappuccini. Fino ad arrivare poi alla revocazione del Beato Transito, come tradizione. Come tradizione intorno alle 2:20, insomma. Ecco, abbiamo visto anche le immagini che ci hanno accompagnato in questo tuo racconto. Vogliamo ricordare anche due appuntamenti musicali. Il primo riguarda il concerto del compositore Christian Grifa e del suo ensemble, questo domenica 17 settembre nella chiesa antica di San Giovanni Rotondo, Stigmate, suoni della terra e del cosmo. E poi ricordiamo anche un altro appuntamento che riguarda la banda musicale della Polizia di Stato per la prima volta in provincia di Foggia, 20 settembre alle 19. Appuntamenti, immagino, liberi. Liberi, sì, assolutamente liberi, e quindi vi invitiamo a partecipare, a venire numerosi, come si dice in queste occasioni. Ecco. Allora, Carlos, il programma della festa, della novena e della festa di San Pio è sul vostro sito internet, certo. Infatti stiamo vedendo anche in sovraimpressione 0882 417 500 per l'ufficio accoglienza Pellegrini. Ricordi il sito internet? Sì, www.commentosantuariopadrepio.it. Ci tengo a precisare, non ci sono biglietti, cioè l'accesso è sempre libero, abbiamo passato il periodo del Covid, certo, quindi non perfetto. Ci sono restrizioni, quindi chi vuole venire può venire liberamente, ma questo vale per tutti gli appuntamenti del santuario, perché spesso la domanda c'è prenotazione, biglietti, no, l'accesso è libero per tutti, non si pagano ticket, non c'è niente di particolare. Bene, ricordare anche, magari dobbiamo dire ai nostri amici, diffidate di chiunque vi chieda anche a domicilio, certo, no, magari l'acquisto di un ticket per andare a San Giovanni Rotondo e partecipare alla veglia. Sottolineiamo questo, anche quest'altro aspetto della veglia di quest'anno, ma comunque in generale bisogna dire che i nostri frati non mandano mai nessuno in giro, non è mai successo che abbiano mandato porta a porta, esatto, qualcuno a fare qualunque tipo di iniziativa, quindi in questo caso sicuramente non parte da San Giovanni Rotondo e dai nostri frati. E quindi diffidate, al massimo chiamate l'ufficio accoglienza Pellegrini, vi sapranno dare tutte le informazioni, anche come fare per esprimere la vostra generosità, sito internet oppure i numeri ufficiali del convento. E anche per la veglia di quest'anno volevo appunto dare solo questa indicazione, si sa già quando apriranno i cancelli per permettere... Ma Paola, questo di solito intorno a mezzogiorno, sì, è una variabile che non dipende da
noi, perché prima ci sono tutte delle funzioni da espletare da parte delle forze dell'ordine, certo. Quindi siamo più legati al loro operato. Certo, che di solito okay. Però intorno a mezzogiorno si aprono i cancelli, così si dà la possibilità di prendere posto. Di prendere posto, sì. Posti liberi. Posti liberi, assolutamente. Va bene, Carlos, per qualsiasi altra notizia noi siamo qui, basta, come dire, comunicarla alla nostra redazione, faremo da cassa di risonanza per i nostri amici telespettatori. Grazie per essere stato grazie con noi. Te. Grazie a voi per averci seguito e buon sabato a tutti.